l'ingegner russo che dirige una grande azienda, che c'ha biglietti gratis per le partite e che tutti lo riveriscono e lo temono. No, mio padre è com'è, a me non me ne è mai fregato niente. Se non te ne fregasse niente, non te la saresti presa tanto, no? Io me la sono presa per quello che hai detto tu, perché hai detto che mio padre ha fatto le schifezze come tutti. E certo, lui è un santo, ma quando cresci? Sei ancora nella fase in cui la mamma è bella e papà è un eroe? E tu? Sei ancora nella fase che la TV ha sempre ragione? Hanno appena detto che è indagato e per te è già un ladro. Complimenti, questa è giustizia, democrazia, libertà di giudizio. Bravo. No, la verità è che voi mio padre l'avete sempre odiato perché lo odiano i vostri padri falliti e le vostre madri cornute. Mio padre è venuto, come dici tu, dal paesello con le toppe al culo, ma è diventato un pezzo grosso perché vale più degli altri, ecco perché. Ma questo voi non lo digerite. Voi? Voi chi io? Riportami a casa, è tardi. Fateci riportare da lui, no? Anche lui è figlio di un pezzo grosso, appartiene alla tua stessa casta. Allora ragazzi, oggi vorrei leggervi alcuni brani tratti dalle Confessioni di Sant'Agostino. Qualcuno di voi ha mai per caso preso in mano questo testo? Eh? Ah, Russo, ti sei dimenticata che oggi potevi entrare più tardi o hai deciso di unirti a noi? Il fatto è che volevo parlare alla classe. E anche se ho chiesto io ai miei di esonerarmi dall'ora di religione, ho pensato che fosse la materia più giusta per discutere con i miei compagni di una cosa. Non ci posso credere. Gaia Russo è intimidita. Magari è tutta scena. Prego, Gaia. Sono certo che Sant'Agostino non si offende se ti do la precedenza. So che molti di voi parlano e chiacchierano di quello che è successo a mio padre. No, non dite niente, lo so. Quando arrivo io, quando mi vedete, fate silenzio, ridacchiate, fate finta di niente, come se non fossi più una di voi. Evidentemente quando ti capita qualcosa di brutto diventi una diversa. Però non è successo così quando il fratello di Alessandra si è ammazzato col motorino. E siamo stati tutti vicini e abbiamo cercato di aiutarla. Evidentemente quello che è successo a me è diverso. A me è successo qualcosa di vergognoso. E allora sono diventata una nemica. I giornali hanno scritto che mio padre è un corrotto. L'ha detto anche la televisione. Vi ho visti molto eccitati quando la televisione ha parlato di mio padre. È diventato un personaggio, il cattivo. E allora vi siete dimenticati tutto. Molto, molto in fretta. Tutte le critiche che abbiamo fatto in classe o nelle assemblee all'obiettività dei mezzi di informazione o all'uso distorto che se ne può fare. Tutto svaporato. Il cattivo è il cattivo. E sua figlia è un'appestata. Bene. L'appestata vi dice che questa volta la televisione ha toppato.
ha trascinato un innocente nel fango. E comunque non sta a voi giudicare, né a voi né a me. E quindi vi prego soltanto, smettete di parlarne, perché io ci sto male.